Taranto chiude anche il centro per l'impiego, l'ex collocamento per intenderci. Ci troviamo in via Salento e vedete, è tutto chiuso. Una situazione incredibile. Pare che lo Spesal abbia dichiarato la inagibilità dei locali in cui avveniva l'attività del centro per l'impiego e ora tanti soggetti, soprattutto cassintegrati, che devono adempiere ai vari obblighi amministrativi, si trovano costretti a dover andare a Massafra, a dover andare a Martina, altrove, negli altri centri per l'impiego. Questa è la prova provata di come Taranto sia una città morta sotto tutti gli aspetti. Non abbiamo più nulla, persino il centro per l'impiego è chiuso. E pensate un po', disagi su disagi per chi già vive in una situazione di assoluta precarietà dal punto di vista economico. Ora queste persone, oltre 1000, si dovranno sobbarcare anche gli oneri di andare fuori a proprie spese, con la propria macchina, consumando il carburante, ripeto, con la loro tasca. È assurdo. E questo fa capire come proprio a tutti i livelli la città, le istituzioni non rispondono. Allora il comune di Taranto, avendo tanti immobili di cui appunto è proprietario, potrebbe mettere a disposizione momentaneamente, temporaneamente, degli immobili per dare così un po' di ossigeno al centro per l'impiego, ma soprattutto per evitare i disagi a questa gente che già, ripeto, ha difficoltà economiche enormi. Si aggiungono gli obblighi, gli adempimenti burocratici e questi poveretti sono costretti a gettare altri soldi. Ma questo è un sistema malato, questo è un sistema malato, perché le istituzioni a Taranto, a tutti i livelli, a partire dal comune, la provincia, comune e provincia, è sempre la stessa persona, presidente e sindaco coincidono nella figura di Melucci, anzi fra poco a Melucci faremo fare anche l'amministratore del mio condominio. E quindi questo fa capire proprio come non c'è una rappresentatività dei soggetti istituzionali assenti a tutti i livelli, comune, provincia, regione, Parlamento. I nostri parlamentari dove cazzo stanno? Dove stanno? Si può sapere? Ecco, questa è la realtà di Taranto. Il centro per l'impiego chiuso. Chiuso. Guardate un po', chiuso. E i poveretti che vanno avanti e dietro a sprecare carburante. Vergogna, vergogna. Però cittadini, tarantini cari, quando andate a votare, aprite gli occhi, perché ora ancora una volta siete caduti nella nassa politica dei vari Emiliano e Melucci. E poi sto aspettando anche a questi scienziati del centrodestra, ora governano. Quali risposte danno? Parlamentari di destra e sinistra, dove siete? Muovete il culo dalla sedia, su, muovetevi, diamo risposte a questa gente. Dovete avere rispetto, voi che prendete 15.000 euro al mese, ma anche tu Melucci che prendi 8-10.000 euro, quello che prendi, di chi veramente puzza di fame. Aiutiamo queste persone per favore, aiutiamo. Tutto il mondo deve sapere, Taranto, centro per l'impiego chiuso. Vergogna, vergogna.